Now we need Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con Giula Maschera. Siamo a Lecce, presso il Palazzo Arcivescovile in Piazza Duomo ed oggi porterò nelle vostre case un personaggio noto a livello locale ma a livello regionale e nazionale ed un personaggio che oggi mi ha fatto un dono ad ospitarci ed accettare l'invito di Giula Maschera, il vescovo della provincia di Lecce, Monsignor Eccellenza Michele Seccia. Grazie mille innanzitutto, Monsignore. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di questa richiesta e di questa opportunità, perché per un Vescovo comunicare e mandare messaggi penso che sia il modo più semplice anche di evangelizzare. Però narrare delle storie personali, eh, diciamo, spaccati di vita momenti particolari, vuol dire aiutare la gente anche a capire, come d'altra parte ciascuno di noi fa esperienza, no? che la vita ti mette davanti a delle sorprese, perché parte in un certo modo e poi tu ti ritrovi in una dimensione, in un'esperienza, in una responsabilità, in un compito che non avresti mai immaginato. Monsignore, e oggi per me il compito è arduo, io oggi sono emozionata. Essere no, qui con no, lei. ma deve essere molto semplice. Molto semplice se devo parlare un po' della mia esperienza. La mia esperienza infantile e giovanile è stata sempre di un desiderio forte di diventare prete. Ma come il sogno del bambino innocente che vuole diventare magari cosmonauta, che vuole fare, eh, diciamo, vuol guidare gli aerei, eccetera. Qual è il suo sogno, lo... cosa voleva diventare lei il suo sogno Niente, primario. volevo solo diventare sacerdote, ma di fatti sono in seminario dall'età di 11 anni. Quando per fare una battuta, non dico niente di particolare, il mio papà è contadino per tutta la vita, però quando erano, è nato nel 1910, quando erano oh, giovani ragazzi, anche all'epoca magari, mandiamoli in collegio così studiano, eccetera. Mi accompagna di seminario e dice, vedi quella finestra, io di lì me ne sono scappato perché a me piace la campagna. mio papà è morto a 62 anni per tutto lo zolfo e gli anticritogramici che... Deve aver ingerito oppure un tumore allo stomaco, comunque eh, questa è un po' la storia. Allora andiamo per gradi. Io le consegno la maschera, emblema della nostra trasmissione. 20 minuti di intervista non stop. Oggi cercherò di no, questa, essere un pochino guarda, più. Questa non mi piace tanto perché mi sa tanto di Venezia. Guarda, la, la metto e la tolgo, <ride> sì, sì. la metto. E la tolgo perché no, non, ho non ho maschera. <ride> già mi consente. Non ho maschera. maschera. <ride> molto <ride> rapidamente. In abbiamo, abbiamo tolto questo dente in un minuto. In 20 minuti di intervista: non stop. I nostri telespettatori già sanno bene il beh, format della beh. nostra domanda, tante saranno le domande. Io cercherò di farle cadere la maschera, ma lei me l'ha già ridata. Sapremo già che sarà una intervista senza maschere. L'unica domanda che i nostri telespettatori sanno, che la domanda di Rito è: perché mi ha dato appuntamento qui? Perché questo è il suo luogo del cuore. È il luogo del cuore perché è la mia casa. Io, da quando sono venuto a Lecce, sono arrivato qui, ho portato la mia libreria, la mia biblioteca. E, insomma, ho preferito scegliere qui. Ma la cosa più bella, eh, la dico subito. Camminiamo un momento, e che quando ho fatto proprio la prima visita in questo luogo, perché praticamente qui siamo al primo piano, come potete vedere, sono più saloni di rappresentanza che non sono abitati. Usiamo, per esempio, il salone quando ci sono delle conferenze. Che qualunque club o associazione mi chiede ospitalità, è aperto alla cultura o agli incontri anche del clero, eh, mi appassiona proprio di dire ogni volta, è l'avere manifestato così di getto una reazione. Eh, vai a Lecce, quando seppi questa notizia ho cercato di bloccarla. Perché? Perché, Perché ero troppo preso e occupato dalla situazione. Contingente del momento a Teramo, perché di Teramo si è parlato poco a causa degli eventi che si erano verificati all'Aquila. Parliamo del terremoto? Terremoto e quant'altro, ma chi si è visto quel quella notte, quella mattina, tutta la libreria che stava ai piedi del letto, cadere e fermarsi sulla sponda uh, inferiore, no, di sud, della... La paura rimane, il ricordo rimane. Era lei che ha visto Io stavo dormendo e mi arriva tutta la libreria ai piedi del letto. Per fortuna non ho avuto, però di lì ho cominciato a girare. e I ricordi veramente più drammatici sono quelli che ho acquisito grazie alla forestale. Che un giorno si è messa a disposizione e mi ha portato con la loro jeep in giro a vedere delle situazioni. Qual è quella che proprio le è rimasta negli occhi? Ecco, subito. Arriviamo in un paese, guarda una scala bella, spaccata all'età. Salgo, una porta blindata, ciao, casa mia. Gli sposi erano tornati dal viaggio di nozze e non potevano abitarla perché la casa era completamente franata. Un'altra immagine, un immagine. Voi sapete la premessa che la Chiesa vuole il funerale normale. La cremazione da un po' di tempo viene accettata ma con una precisazione, anzi due. Primo che le ceneri devono stare al cimitero, secondo chi fa la dispezione delle ceneri, perché non creda alla risurrezione è inutile che fai il funerale in chiesa. Mi sono capitate queste situazioni e le ho risolte in un modo veramente mi meraviglio di me stesso, perché ancora oggi c'è un padre che ogni tanto mi chiama: Monsignore, grazie che sei venuto. Almeno ho un posto dove andare a piangere mio figlio, che come scalatore e sciatore, travolto da una valanga, è stato trovato dopo 4-5 giorni, aveva lasciato, ha detto, che voleva essere cremato e disparse sulla montagna le ceneri. Disse al papà, se è così, guardi, mi dispiace, non posso fare nemmeno il funerale. Il papà ha capito. Si è fatta la cremazione. Quando io ho ricevuto c'era disponibile questa scatola delle ceneri, insieme con il papà, con la moglie del giovane che era morto e del figlio piccolo, portando la scatola in mano, abbiamo fatto un piccolo pellegrinaggio fino alla loro cappella. Ho messo questa scatola nell'oculo e ho celebrato la santa. Ancora oggi, di tanto in tanto, il papà mi chiama, Monsignor, grazie che sei venuto, Tengono posto a due, sciacchiagno, figlio mio. E questo è un messaggio di catechesi per me, per aiutare la gente a capire, sì, ci possono essere gusti, mentalità, ma ha un valore la nostra vita sulla terra, sia pure momentaneo il tempo che noi trascorriamo, Lasciamo una traccia, abbiamo delle relazioni. Monsignore, lei che bambino è stato? Com'era Michele? Come? Che bambino è stato? Com'era Michele? Molto vivace, molto vivace perché eh, diciamo che ho avuto molte disavventure e problemi di salute perché dovevo essere fragile probabilmente dal momento che. A 22 mesi ho avuto la paralisi infantile a questa sinistra. E grazie ad un dottore molto in gamba che mi faceva le massaggi, le lasse, insomma quelle, le tecniche del tempo, dottor scommegna lo ricordo il cognome, diciamo, ho ripreso più o meno a camminare. Ma le disgrazie non sono finite perché a 4 anni. Quando prima non si andava a passeggiare per le strade, si faceva la digestione al balcone. <ride> Ero al balcone con mia madre e mia zia e è passata una parente, e loro l'hanno chiamata. E, mentre mia madre andava a ad aprire il portone e sono entrate dentro tutte e due, per fortuna, la pietra del balcone si è spezzata. Io sono caduto giù. Sei mesi di ingessatura, la gamba destra. E come mi piace dire, i marchi della qualità, le due cicatrici. Cioè, da so. Ecco perché, quando. Quindi, nella prima livello familiare, solo famiglia. Quando dice devo andare in seminario, devo andare in seminario. Tu sei piccolo, tu sei malato, tu sei di qui, tu sei di lì. Però mi svegliavo la notte e piangevo. E mio padre non ce la fece più, diceva bene, eh, vai in seminario. Quindi questa è la chiamata di cui tanto si parla. Lei sentiva questa la voglia è di, una di andare. Una in... chiamata infantile. Dio si serve di tutto. Per lui può avere un senso. Io il senso lo trovo dopo. Tu padre, tu madre, dici, ma questa ha 11 anni dove se ne vuole andare? Capito? Io dopo ho razionalizzato come mai. Uno debole, fragile, eccetera, con le mie condizioni, con quello che avevo passato anche recentemente, questo la peritonite, in quinta elementare è stato. E questo che oggi mi lascia proprio meravigliato di me stesso per quanto ho avvertito e tutto il resto. E quindi andando avanti sono stato viceparroco, parroco. Per 20 anni ho vissuto il ministero presbiterale nel modo più appassionato possibile. A Carnevale mi vestivo sempre da Carnevale per giocare con i bambini. In parrocchia ero viceparroco, una scuola materna che è arrivato fino a otto sezioni, quasi 300 bambini. Quindi Babbo Natale a Natale, Carnevale durante il tempo di Carnevale, e i confetti di Carnevale. Cioè, il clima di famiglia, il clima di famiglia. Lei è felice, Monsignor? Non felice, felicissimo. E spesso dico queste cose ancora ai sacerdoti, ai giovani che vogliono... Noi dobbiamo avere la passione per quello che facciamo, perché il resto lo fa il Padre Eterno. Faccio un esempio. Mi è venuta un giorno un'idea. Quando qualcuno dice, Domichele, perché non ci sposi tu, non geri tu il matrimonio, ha una condizione, vi devo preparare io. Perché voglio prima stabilire un dialogo e sapete cos'è per me il matrimonio? Questo segno. Che cos'è questo segno? Signora, È il mistero della Trinità, un solo Dio, tre persone. Tre persone diverse, padre, madre e figli. Questo è il, il vero matrimonio sacramento. Perché San Paolo dice Cristo è la Chiesa quando parla di marito e moglie. Ma dal momento che marito e moglie generano pure la vita, noi abbiamo la vita da Dio, è quel mistero di Dio che si apre. Ma queste cose non mi sento un filosofo, un genio. No, sono le riflessioni che vengono dall'esperienza. Della vita, quando hai interiorizzato, come se facciamo qualche passo avanti. E lei preferisce essere chiamato Padre Michele? Quanto le manca Padre Michele? Sì, guardi, padre, molte volte può essere, non una distanza. Padre, è bello, ma noi siamo abituati ad attribuirlo ai, ai religiosi. Molta gente dice padre, però don, il don è il sacerdote che sta in parrocchia, che gioca con i ragazzi, che si veste da, da carnevale o in modi diversi quando sta con i bambini, no? Ecco perché è meglio don almeno nell'uso proprio popolare del termine. Questo don che non chiama Don Camillo, <ride> però anche Don Camillo. C'è quella sua lezione morale ogni volta semplice che gli dà ecco, la spinta, la gioia e l'entusiasmo nel Ministero. Eccellenza, ci ha portato in questo posto eh, veramente per noi è eh, eh, emozionante entrarvi, anche perché non è un posto aperto al pubblico, sì. ed è un posto che per lei è stata subito casa quando è arrivato a Lecce. Sì, perché non ero mai entrato nell'Episcopio di Lecce. Prima di venire di essere nominato qui. è la prima volta che sono arrivato, mi hanno fatto vedere questo palazzo. Arrivato qui, ah io qui sono a casa mia. Tutto il dialetto va bene, certo Monsignor Mosa è venuto. Eh, quella Madonna mi accompagna dal primo giorno che sono prete, immaginate il quadro. Le teste e le mani degli angeli, non il corpo, ed è quello. Ancora oggi, andando a Barletta, alla parrocchia dello Spirito Santo, voi troverete un mosaico con degli angeli che sorreggono il, qua il quadro della Madonna de di Genazzano o del Buon Consiglio. E lei l'ha trovata in ogni luogo dove è stato? Beh, in parrocchia sono stato solo a quella parrocchia, prima come vice parroco per una decina d'anni, poi il parroco. È morto, mi ha lasciato esecutore testamentario perché era un parroco che stava lì dal 39, aveva costruito questa chiesa, una scuola materna, ripeto, otto sezioni siamo arrivati dei bambini e, e lì a quell'epoca già io chiesi a mia sorella per esempio di venire ad insegnare le canzoncine in inglese ai bambini. Gigo bene raccoglie. <ride> ecco i ricordi. Monsignore, esiste il diavolo? Come? Esiste il diavolo. Come no? Esiste e si fa sentire, ma Dio ci ha fatti più potenti del diavolo. Sta a noi avere tentazioni, proposte, sogni, desideri che possono essere desideri soggettivi, buoni o cattivi, passioni o non passioni, tutto quello che ci pare. Però quando scopriamo che ciò che ci sembra venga suggerito dall'interno, ma non è una cosa buona, e io tutto questo lo definisco con tre parole, lo vedo, mi piace, lo voglio. Avviene sempre, è il peccato originale. Ma tra il vedere e il mi piace e lo voglio c'è un'altra domanda. Ma è buono? Mi fa bene? Ecco la conclusione. Quella non ce la facciamo mai, vero, come domanda. Queste sono le altre due domande. No? Pensiamo ai giovani con una gr grossa moto che piace il motocross o tutto il resto, che bello, che bello, anch'io voglio fare, eccetera. Ma ti renderai conto del pericolo? O sfiderai il pericolo? Questo che avviene nella vita sportiva, nella vita relazionale, nella vita spirituale non si parla più tanto della tentazione o degli esorcismi. E questo va fatto quando ci sono delle situazioni dove si avverte una crisi. Vorrei, ma non riesco a farlo. Allora capire il perché, cominciare a dialogare. Cioè le persone che vengono, non è che dico vieni, vieni, che ti tolgo la benedizione e stai a posto. No, c'è un lungo ascolto, bisogna prima comprendere e poi capire che cosa si può e si deve fare. Eccellenza, lei ha sentito la chiamata del Signore piccolissimo, 11 anni, ma prima di prendere i voti, lei è stato innamorato di qualcuno? Tante amicizie. Devi pensare che il sabato sera io andavo a giocare la schedina con i miei amici e le mie amiche del bar della, quando ero a Roma, perché dopo praticamente i cinque anni media, ginnasio liceo, quindi otto anni otto anni no? e sono stato a Taranto dopo Taranto, dopo il liceo sono stato a Roma otto anni, sette anni e mezzo proprio al seminario francese dove lì ho cominciato secondo me le premesse c'erano indubbiamente per le lezioni che avevo avuto ma lì ho cominciato ad avere responsabilità, sfida e coraggio, andare avanti ad affrontare delle situazioni nuove. Faccio qualche esempio che già può sembrare eh, oggi fesserie, ma sono cose importanti. Io a 18 anni, quando sono andato a Roma, il rettore del seminario, parentesi, sono stato accompagnato non da papà che era contadino, ad un mio zio, che era della polizia pubblica sicurezza in pensione e quindi mi risero loro in consegna, Michele, io non ti volevo qui perché sei troppo giovane, questa è la chiave del portone. Tu sai perché sei venuto qui. Alla fine dell'anno ne parliamo. Questo tutto in francese. Io a 18 anni, alle spalle del Pantheon, ho ricevuto la chiave del portone che potevo entrare e uscire. La mattina dalle 9 alle 4 o 5 del pomeriggio era aperto il portone, dopo quell'ora quando era chiuso potevi uscire, entrare, eccetera. Allora se vivi con responsabilità, vivi, esercita la responsabilità, se dici, ah, qui posso fare quello che voglio, allora il discorso è diverso. Ma anche nell'agire lib con libertà, faccio un esempio reale. Un mio collega, un mio amico studente di Barcellona, carissimo amico, voi sapete che gli spagnoli prima del mezzanotte e luna non cenano, questo conosceva tutti i bar di Roma della notte, però anche lui è diventato sacerdote, sta facendo un impegno molto importante nella sua diocesi, sì, capito? Allora, questo ci aiuta a capire nella diversità anche delle scelte che noi facciamo. Se c'è una scelta radicale di fondo, è quella che ci guida. Ma, ci ma guida lei guida. un bacio l'ha dato quando poteva darlo? Un bacio. Non ho capito sempre. Un bacio l'ha dato quando è, poteva darlo anche prima di, di prendere i voti. No, no, che andavamo, diciamo, per confidenza a braccetto, andavamo a, a prendere il caffè. A giocare la schedina insieme il sabato sera con i giovani ragazzi e ragazze dell della, della FUCI, dove abbiamo avuto due assistenti straordinari: uno è diventato vescovo, l'altro è morto, don Antonio Pongelli. Ma veramente che ci appassionavano. La domenica ci trovavamo lì, in questa sede a piazza Sant'Agostino di Roma, che ricordo ora oggi è chiusa, ma lì. Eh, quando c'era la contestazione studentesca, un giorno siamo entrati nel nostro salone. Avevamo trovato il portone sfondato: Fuci uguale, Felici. Scritto vicino al muro, quando c'era destra e sinistra, che, che si. Con... <ride> Capito? Ma tutto questo è un ricordo che poi ti fa capire è stata utile questa esperienza perché ti ha aperto orizzonti. Eccellenza. E non nascondo anche un'altra cosa molto importante. Poiché mi dovevo mantenere agli studi, io mi iscrissi anche alla Statale e mi sono laureato in filosofia. E ho dovuto studiare tutto Marx, perché questo era giurisprudenza a destra, a Roma, filosofia a sinistra. Lo so, sull'ora del ho fatto lo stesso percorso, capito? No, ma diventa importante perché poi tu lo interiorizzi, cioè non è che diventi un ideologo di una cosa o di un altro, fai delle tue scelte e puoi dire che ho fatto queste scelte valutando l'uno e l'altro Eccellenza, perché la Chiesa non accetta il divorzio quando due anime smettono di amarsi? Non è giusto tornare libere e trovare la felicità altrove, perché rimanere per forza in te? Perché se abbiamo una ragione, se abbiamo un sentimento e se abbiamo una volontà, la dobbiamo esercitare responsabilmente in tutte le fasi della nostra vita. Se il fidanzamento serve solo a dire facciamo la prova, in tutti i sensi, se riusciamo a dialogare, se riusciamo a stare d'accordo, se abbiamo le stesse idee, ma ecco, senza negarci niente anche nelle relazioni. È chiaro che ad un certo punto o l'uno o l'altro si sente tradito, però ad un certo punto si sente in qualche modo derubato, si è lasciato derubare o ha rapinato qualcosa di prezioso dell'intimità dell'altro. Secondo io quante volte all'università? Però perché non, non, non usciamo insieme? Sentite ragazzi, io ho fatto la mia scelta. Andiamo a giocare la schedina, prendiamo il caffè insieme, il gelato quando capita il sabato la sera perché potevamo uscire. Ma ognuno dovete sapere che questa è la mia scelta. Quante volte l'ho detto eh, agli esami all'università? Dice, ma lei che fa? Io sono in seminario. Com'è? Sì, io devo dire del ma lei è matto. Sì, sarò matto, ma a me piace. <ride> Eccellenza, come si immagina tra vent'anni? Ah, non lo so. Non ho, non ho prospettive, no, prospettive. Le prospettive si creano e si fanno anche i progetti. Mano a mano che il tempo passa. Però mi dai. Una chiave in questo momento perché mi cogli proprio nel momento, da un mese a questa parte, eh, io sto pensando, ci vogliono tre anni per fare le dimissioni da vescovo perché a 75 anni meno 6 mesi noi dobbiamo scrivere al Papa per dire, guardi, provvedi a questa diocesi a meno che motivi di salute, per esempio, potrebbero anche capitare a me, mi mettono nella condizione di non fare più bene quello che dovrei fare, e allora ho il dovere di presentare al Papa le mie dimissioni. Ha paura della solitudine? No, perché sono abituato, anzi i momenti di solitudine spesso io li cerco, questo è uno dei luoghi dove qualche volta questo palazzo è grande, però qui dentro anche se qualcuno suona il campanello non lo sento, a meno che non mi chiamino al cellulare, ecco perché io ho dato il cellulare, perché voglio i miei spazi di silenzio, di solitudine, eccetera, ma devo essere a disposizione perché le emergenze non le possiamo prevedere, tutto qui. Eccellenza, lei è sempre presente sul territorio, noi, per noi, lei è, un punto di, noi le cese, lei è un punto di riferimento, la viviamo, la viviamo nelle, negli eventi pubblici, la viviamo in città, la viviamo anche nelle emergenze. Lecce è una città che ha particolari emergenze anche a livello sociale, quanto incide la povertà a Lecce? A Lecce io cerco, ho cercato di dare delle spinte. E ne sono più che soddisfatto del, dei risultati, però non è la bacchetta magica che cambia la condizione sociologica o, o gli stili di vita o altro, però la proposta c'è. Dalla proposta di lei proprio occupazionale, che grazie a questo essersi inventati, no? Il barocco leccese, mi presento, sono la guida. Lei di dove? Brindisi? Ma vada a casa sua perché qui ci penso io. E ora ci sono 30 persone che ricevono, che fanno da guida nelle chiese, che sono aperte da dopo la messa del mattino fino alla sera. E quindi abbiamo questa che io chiamo la bellezza, la teologia della bellezza. Perché non possiamo identificare, se pure è caratteristico di Lecce il barocco Leccese, ma la bellezza che troviamo nelle chiese basta andare anche nella cappella del seminario, ci sono tre altari, delle, uno diverso dall'altro, quelle colonne lavorate. Tanti, eh, questi dipinti questi sono molto più antichi, ma vedere Proprio in ogni chiesa io mi diverto tante volte eh, quando ci sono gli altari laterali. Che qui, grazie a Dio, vedete in cattedrale, non sono stati demoliti perché, dopo il Vaticano, Concilio Vaticano II, c'è stata un po' una mania di trasformare le chiese e, a volte, togliendo anche delle realizzazioni, chiamiamole così, costruzioni sacre che costituivano un po' lo stile di vita della Chiesa, quando c'erano venti canonici in una cattedrale. Non dico che ognuno aveva il suo altare, ma c'erano meno 5, 6, 10 altari dove potevano celebrare le messe. Ecco. E noi ringraziamo Sua Eccellenza, il Vescovo della provincia di Lecce, Monsignor Michele Seccia. Grazie, Eccellenza. No, grazie, grazie a voi per questa opportunità perché dialogare e far conoscere è sempre una cosa bella. Ci ha fatto un regalo grande, ha fatto un regalo grande a me, la ringrazio personalmente, no. ha fatto un regalo grande alla nostra emittente Antenna Sud, Grazie. ha fatto un regalo grandissimo ai nostri rispettatori che da Puglia e Basilicata eh, ci allora. hanno seguito. E quindi appuntamento alla prossima volta, noi siamo sempre dalla sua parte. Colgo l'occasione per salutare tutti e anche non conoscendo tutti quanti vorrei... Per tutti assicurare una preghiera ed una benedizione. Amen. Auguri a tutti. E noi salutiamo io. A questo punto ho poco da dirvi, quindi vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana sempre con un personaggio noto a livello regionale e nazionale e farvi vedere la persona che spesso si nasconde dietro il personaggio. Grazie mille. Now we need some space because I feel for you and a